Ciao ragazze, allora benvenute al solito appuntamento mensile dei promossi bocciati questo mese di luglio. Questo sarà l'ultimo video, perché poi insomma andrò tipo in ferie, diciamo, ho una settimana di ferie, quindi me ne andrò un pochettino girando, dato che quest'anno in vacanza non ci vado, comunque vado un po' in giro, poi vedrete su Facebook, Instagram le varie fotografie dei posti dove andrò. Io prima delle vacanze, ed è proprio quello dei promossi e bocciati. Poi i Prodotti finiti, li giro quando insomma dopo la settimana di Ferragosto e vi faccio vedere subito l'unico prodotto need del mese, che è questa matita della Yes Love, che ho comprato dal cinese. Praticamente è una di quelle marche spagnole che vendono i cinesi. Mi ha colpito subito perché, come potete vedere, è tipo questo blu elettrico, però purtroppo non rispecchia moltissimo il packaging. Cioè, dalla webcam sembra che è questo bellissimo azzurro bello intenso, ma in realtà non è bello, bello intenso come il packaging. È molto tipo gel come matita. Non mi piace perché è un tratto poco deciso. Non è come diciamo quelli di Wygon. Ovviamente non è che ti puoi aspettare tanto da una matita di 1 euro, però non rispecchia il colore del packaging. È tipo un turchese, mentre la matita, come si può vedere, è un blu elettrico bello sgargiante. Quindi mi ha un pochettino deluso per il colore. Quindi per questo sta nei miei. Come resa non è male. L'ho provata comunque con questi giorni di caldo, e per essere una matita di 1 euro si è comportata insomma più che bene. Mi è durata abbastanza, l'ho utilizzata come eyeliner. All'interno della rima non l'ho provata ancora. Comunque come eyeliner mi ha stupito perché non si è sciolta, non si è squagliata assolutamente, quindi più che buona per 1 euro speso. Poi tutto il resto dei prodotti che vi mostrerò sono promossi. Allora inizio con i prodotti per il corpo. Allora, inizio con un abbronzante, che è questo qui della Supertan, del Dark Sauna. Ed era l'unico abbronzante che non avevo provato dei prodotti della Supertan e Soleo. Questo qui, ragazzi, davvero, veramente fate la sauna, cioè sono rimasta basita quando l'ho provato. Praticamente voi andate a spalmare questo abbronzante che ha un odore paradisiaco. È qualcosa, ragazzi, di fantastico, ha un odore fantastico e voi, oltre a sudare per il caldo, sudate come non so cosa, perché veramente ha un effetto sauna. Io ovviamente l'ho spalmato un po' di più sulla pancia, sperando che insomma dimagrisco la pancia, mi si scioglie qualcosa, però davvero l'effetto sauna è garantito. L'hanno provato anche delle mie amiche e hanno notato anche loro questo effetto termo, quindi super promosso, perché davvero fa, è un prodotto che davvero fa quello che sta scritto sopra la confezione. Dark Sauna, veramente fate la sauna, garantito. Ed è un prodotto della Supertan, un abbronzante Supertan. Poi, come prodotti per il corpo, promuovo il doposole della Nivea Sun, latte doposole idratante con aloe vera. L'unica pecca di questo doposole è che non ha un buonissimo odore, non è niente di particolare, però la cosa importante è che comunque vi rinfresca la pelle e ve la tiene bella idratata. Lo applico sempre dopo essere andata al mare, mi ci sono trovata bene anche in situazioni tipo disastrose, quando sono stata tipo dalla mattina fino al pomeriggio tardi a mare ed ero tipo un'aragosta, però mi ha aiutato, devo dire la verità, ha rinfrescato il tubo, mi ha rinfrescato, quindi sono contenta di questo prodotto. Potrebbero migliorare un pochettino la fragranza perché non è niente di che, non mi piace, devo dire la verità, particolarmente la fragranza di questo prodotto. Poi, sempre come prodotto per insomma, la cura del corpo, sto utilizzando moltissimo la crema balsamo alla lavanda per i
alla lavanda per la secchezza dei piedi della Bottega Verde. Questo qui era tipo quei campioncini che vendevano 1 euro l'anno scorso. Ne basta davvero pochissimo perché è tipo un burro per i piedi. Vi idrata tantissimo i piedi, per chi soffre di secchezza, ai piedi è qualcosa di fantastico. Soprattutto io sui talloni ho tutte screpolature, quindi lo utilizzo moltissimo, i miei piedi mi si seccano facilmente, mi si spaccano, quindi la utilizzo tanto, mi aiuta anche dopo il pedicure, la trovo molto molto valida come crema e ve la straconsiglio. Questa è una confezione da 40 ml, la tengo dall'anno scorso, vi basta davvero un goccio di questa crema qui e state divinamente davvero. Poi, per quanto riguarda il make-up, promuovo due palettine e sono due palettine che mi ha inviato Mara. Questa qui è quella lì della Femme, tutta glitterosa, come potete vedere, con dei colori fantastici. Amo questa palette perché, ecco, mi è caduto il pennellino. Amo questa palette in particolare perché gli ombretti hanno un odore fantastico, qualcosa di bellissimo. Hanno un odore fantastico questi ombretti, ve li sentite pure quando li applicate, questo odore bello bello bello. Come potete vedere ho utilizzato moltissimo questo qui fucsia e l'arancione, sono davvero bellissimi colori davvero, per l'estate sono qualcosa di fantastico. E un'altra palette che pure ho utilizzato tanto è la Smoky Set Eye della Catrice. Vi ho pubblicato anche la foto sia su Facebook che Instagram dello smoky che ho realizzato con questa palette. Come base ho utilizzato l'eyeliner nero che trovate all'interno. E si può notare, mi è caduto anche il pennello qui. Si può notare l'eyeliner che è abbastanza consumato. Comunque è davvero molto molto buona come palette. Ed è formata da un gel eyeliner nero, poi c'è questo nero che vira più all'antracite scuro che al nero, un marrone e un panna, molto molto bella come palette. Gli ombretti sono di ottima qualità, ve la straconsiglio. È la 050 Smoky Eye Set Love, Peace e Harmony della Catrice. Poi, sempre come prodotto top, ho utilizzato moltissimo il Color Tattoo di Maybelline come base, ed è il classico, quello lì, il permanent top, che vi ho fatto vedere già in vari video. Vi voglio dire, sì, il 40 permanent top lo utilizzo come base per altri ombretti, mi ci trovo bene. Anziché applicare il primer occhi, utilizzo questo. Mi piace moltissimo come effetto, lo trovo un ottimo primer, molto neutro, e lo abbino per la maggior parte, insomma, dei trucchi. Anche per questo trucco qui, come si può notare, che come primer ho utilizzato questo colore qui, che è molto molto bello e poi dà anche più intensità all'ombretto. Poi, come ultimo prodotto, anzi no, come ultimi due prodotti, ho saltato questo che è fantastico, sempre per la cura del corpo, l'olietto della Nuxe che mi ho trovato nella Sugar Box di giugno. Sì. Nella Sugar Box di giugno l'ho letto Nuxe dorato, lo utilizzo quando, insomma, principalmente dopo che vado al mare, praticamente applico il doposole, prima di scendere sulle gambe e sulle braccia applico questo qui perché hanno tutti questi ha tutti questi sbrillini all'interno che sulla bronzatura spiccano tantissimo, e poi ha un odore paradisiaco, lo devo sniffare. Ha un odore buonissimo e non vi so descrivere la fragranza, è qualcosa davvero di buonissimo. Per chi l'ha provato mi può capire. E come ultimo prodotto, strapromosso ragazzi, è la cipria più leggera che ho tra tutte le ciprie. È la cipria della Starlux che ho trovato nella box, nella Starbox, ed è la Translucent Nude. È ottima, non si avverte proprio sul.
Non si avverte proprio sul viso, o si, come devo dire, asciuga pure, non lo so, dà un effetto molto bello alla pelle, mi piace, con il caldo afoso che ha fatto, l'ho utilizzata per tamponare, insomma, il correttore, ed è qualcosa davvero di fantastico, non l'ho trovata pesante, non mi ha dato calore, come vi devo spiegare, è molto molto fine, una polvere molto molto fine. Vi consiglio di provare la Starbucks tra le varie box che ho avuto modo di provare grazie alle varie collaborazioni, la Sugar Box e la Starbucks sono le migliori per quanto riguarda i prodotti che vi offrono all'interno e come viene presentata, mi sono piaciute di più. E niente ragazze, questo è quanto. Questi sono stati i miei prodotti promossi e bocciati di luglio. Io vi mando un forte bacio. Ogni tanto guardo perché, come sempre, mi inguacchio quando mi faccio gli swatch sulla mano. Vi auguro un buon Ferragosto a tutte quante. E niente, io vi mando un forte bacio. Ci vediamo molto presto con qualche altro video. E niente, ci sentiamo su Facebook. Vi pubblicherò sempre su Instagram. Comunque non vi abbandono. Siete la mia forza, davvero. Vi ringrazio tutte per tutte le iscrizioni, per tutte le ragazze che stanno partecipando al giveaway. Vi ricordo anche il giveaway di Kesup con la cover. Avete gradito moltissimo la palette di Paola Pillo, lo sto vedendo. Però c'è anche quello della cover, se vi va di partecipare. E niente ragazze, vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!